qualche cosa. Ti andrebbe bene Zanotti, però. Hai iniziato l'intervista? Cominciamo, dai, riscaldamento è finito, cominciamo. Ma mi pare che nel centrodestra al locale ci sia una bella confusione, che a mio parere è il frutto di due questioni. La prima è che insomma hanno un gruppo dirigente molto diviso e poi fra l'altro sempre lo stesso da ormai qualche decennio. Quindi hanno portato dentro il PDL le vecchie diatribe che avevano dentro Forza Italia, dentro Alleanza Nazionale. Mi pare che la strategia che aveva impostato Giannotti sia una strategia, insomma, sotto gli occhi di tutti, che ha fallito. C'è questa idea che si potesse ripetere uno schema Guzzi 2004, per capirci, cioè con un fuoriuscito del centro-sinistra potesse guidare uno schieramento di centro-destra, è un disegno che ha completamente fallito da quello che si vede. Questo mi pare che sia il primo motivo per cui sono esplose tutte le contraddizioni dentro il centrodestra e ad oggi probabilmente quella coalizione si presenterà divisa sia nel comune di Pesaro che per la provincia. Stando ad oggi, probabilmente ancora c'è tempo, guardarsi che le cose evolveranno diversamente. E l'altro motivo è invece il nostro, cioè che sono scoppiate le contraddizioni all'interno del PDL grazie ad un'azione, a mio parere, lungimirante ed intelligente che il Partito Democratico e il centro-sinistra ha fatto. Perché dopo le elezioni politiche, ovviamente noi abbiamo fatto prima una buona analisi del voto, e nonostante una buona formazione del PD, insomma, alcuni elementi, alcuni campanelli d'allarme, il voto della Lega piuttosto che altre questioni, sono stati campanelli che noi non abbiamo sottovalutato e abbiamo reagito mettendo in campo una strategia che è riuscita a compattare il gruppo dirigente, a giocare d'anticipo e ad innescare in questa campagna elettorale per le amministrative, che è un test diciamo abbastanza generale perché si votano 50... sto andando troppo forte? Poi magari se vi serve vi posso anche ridare la registrazione, così se ci sono dei passaggi che abbiamo saltato oppure se vado troppo forte me lo dite, mi fermo. Il fatto che quindi non sarà un test generale, quindi noi ci siamo, qual è stata la strategia vincente fino a questo momento? Abbiamo compattato il gruppo dirigente, abbiamo giocato dal principio e siamo riusciti ad inserire in questa campagna elettorale anche una forte dose di rinnovamento, in particolar modo per la scelta del candidato alla presidenza della provincia. A mio parere questi due motivi, cioè uno tutto interno al centrodestra e uno invece che ha a che fare con la strategia politica che abbiamo messo in campo, oggi stanno facendo scoppiare ormai da qualche settimana la strategia che Giannotti e la Foschi avevano messo in piedi e in generale le difficoltà da quel fronte politico. Quindi insomma io sono soddisfatto dal punto di vista politico del lavoro che abbiamo fatto, perché non era facile dopo le elezioni politiche, e invece noi siamo riusciti a fare le primarie a Fano, che era quindi in anticipata la prima domenica di giugno, insomma la prima domenica d'estate, se non la prima domenica di giugno, che è stato una grande, diciamo secondo me, elemento di determinazione, no? Perché ovviamente a Fano dove avevi perso, se tu non facevi le primarie, noi avremmo fatto una discussione che sarebbe durata mesi e mesi per la scelta del candidato. Visto visto i commenti, sì, che ci sono stati dopo, sì, è stato un massacro. Ma lì c'era un partito fortemente diviso su opzioni diverse, si è visto nelle primarie, non è che sono state primarie. Ma ancora non ci sono delle divisioni all'interno del partito? Arrivo. Ci abbiamo minato. Quindi abbiamo fatto le primarie. Subito dopo, siccome sono state primarie vere, quindi hanno coinvolto più di 4.000 persone, ma molto combattute, abbiamo cercato gradualmente di recuperare anche gli strascichi negativi di una competizione. E sono soddisfatto perché questo lavoro l'abbiamo, insomma, siamo a buon punto. Insomma, Minardi, Renato, insomma, interviene quotidianamente nel dibattito politico. È uno che sarà in squadra con Valentini, andrà in lista per le elezioni,
e quindi diciamo anche tutto l'apporto elettorale che Minardi ha rappresentato in quelle elezioni sarà un contributo fondamentale per la vittoria di Valentino.